Dipendenti ex CBS e da Marina assunti dopo anni di incertezze occupazionali da Cantieri Riuniti del Mediterraneo al rientro dalle ferie, prospettive incoraggianti per il prossimo futuro. La soddisfazione di Angelo Leo, segretario generale della FIOM CGIL. I partiti si organizzano in vista delle elezioni regionali di settembre. Presentati questa mattina i candidati della provincia di Brindisi per la lista della Lega Salvini Puglia. Anche il Partito Democratico ha presentato la lista dei candidati in terra di Brindisi al Consiglio regionale, un'occasione per fare il punto sulla scelta dei nomi e sul programma elettorale. Trasporto scolastico, in arrivo un contributo da parte del Comune di Brindisi alle famiglie che risiedono nelle zone rurali. Il contributo di massimo 100 euro sarà stabilito in base al reddito. Iniziate le opere di bonifica del seminterrato della biblioteca Pinacoteca Salvatore Cavallo di San Michele Salentino, il frutto della collaborazione fra l'amministrazione comunale e i percettori di reddito di cittadinanza. Parla l'assessore alla cultura Rosalia Fumarola. Delfino senza vita recuperato dai vigili del fuoco di Brindisi nei pressi dell'isola di Sant'Andrea. Pare che in bocca avesse una rete. Giornata importante per il Brindisi sul fronte del calciomercato, sempre in Serie D, Fidelis Andria a parte, sembra quasi tutto fermo. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Per quanto riguarda i nuovi contagi Covid-19 nel territorio regionale, ed in particolare in provincia di Brindisi, dopo l'impennata di ieri, 7 casi su 33 complessivi, sull'argomento è intervenuto il direttore generale della ASL, Giuseppe Pasqualone, che ha spiegato a chi sono attribuibili, diciamo, questi nuovi casi, e cioè uno in provincia di Brindisi riguarda un ragazzo che al ritorno dalle vacanze ha chiesto di essere sottoposto a tampone, poi positive due donne appena rientrate dall'Albania e due pugliesi che sono stati in vacanza in Grecia. Un altro caso, spiega Pasqualone, è stato registrato ed era a contatto con un soggetto positivo. Il settimo infine è stato sottoposto a tampone di controllo. Evidentemente si tratta di numeri molto altalenanti per quanto riguarda non soltanto il territorio provinciale ma anche quello regionale. Da parte della ASL, delle varie ASL della regione Puglia, messaggi rassicuranti perché la situazione è sotto controllo. In ogni caso bisogna mantenere alta l'attenzione per evitare che la situazione degeneri. Ed ora parliamo di lavoro, perché in controtendenza con quello che generalmente accade nel territorio brindisino, al rientro dalle ferie ci sono buone nuove per gli ex dipendenti di CBS e da Marine. Parliamo di settore navale, di cantieri navali. In studio abbiamo ospite il segretario generale della FIOM CGIL di Brindisi, Angelo Leo. Buongiorno segretario. Buongiorno. Allora, qual è oggi la situazione di questi lavoratori e perché diciamo che in controtendenza rispetto a tante situazioni che riscontriamo invece nel nostro territorio? Oggi il cantiere è Cantieri Riuniti del Mediterraneo, è l'esito di una lunghissima trattativa, più di due anni, con la task force regionale presieduta dal presidente Leo Carri e con la prefettura di Brindisi, che si è concluso positivamente, nel senso che i nuovi proprietari hanno acquisito tutti i lavoratori che precedentemente lavoravano su CBS Damarin. Quanti sono i lavoratori? Erano 19, però adesso sono già arrivati a 30, più altri 10 che lavorano su un cantiere, diciamo, in trasferta. Di cosa si occupano? Cantieristica navale, nel senso che operano, costruiscono navi, cioè tutto quello che è una nave loro sono in grado di farlo. La notizia in controtendenza è veramente straordinaria, perché sono andati in ferie, il cantiere è stato chiuso nel mese di agosto per un paio di settimane. Oggi sono rientrati, li hai incontrati? Li ho incontrati tutti, ho fatto l'assemblea con tutti i lavoratori, abbiamo eletto il nuovo rappresentante sindacale aziendale in modo che possa proseguire nella difesa dei lavoratori. E è un fatto positivo, perché è chiaro che quando oggi i lavoratori vanno in ferie hanno il terrore che quando rientrano non trovano lavoro, e invece non solo l'hanno trovato, ma sembra che ci sarà un aumento ulteriore di commesse
che farà crescere le ore di lavoro e io penso conseguentemente anche i livelli occupazionali. Cosa le hanno detto questa mattina come testimonianza i dipendenti? Ma come devo dire, la incredulità rispetto alla situazione circostante, dove abbiamo decine qui nel nostro territorio di aziende o che stanno in cassa integrazione o alcune sono già fallite o altre sono in procinto di fallimento, e soltanto gli interventi, diciamo, del governo con la cassa integrazione stanno mantenendo i livelli di reddito dei lavoratori, sia pure dimezzati, nel senso che uno stipendio è il doppio di quanto è la cassa integrazione. Segretario, giunge notizia di un bacino galleggiante a proposito di nuove commesse, di ulteriore possibilità di lavoro. Di cosa si tratta? Può confermare questa notizia? Sul cantiere gira questa bella notizia, ma sarà, come devo dire, bella nel momento in cui vedremo materialmente apparire nel porto di Brindisi questo bacino galleggiante. Che cos'è un bacino galleggiante? È una grandissima nave capace di inglobare in sé altre navi e di poterle portare a una profondità dove si possono riparare le navi, a qualsiasi profondità. Grazie al segretario della FIOM CGL di Brindisi, e un in bocca al lupo e buon lavoro a questi dipendenti che finalmente a rientro dalle ferie hanno potuto trovare una bella sorpresa. Grazie a tutti voi. Dalle questioni occupazionali del nostro territorio, con questa storia a lieto fine, possiamo definirla così, alla politica in vista delle prossime elezioni regionali. Questa mattina infatti sono state presentate le liste da un lato della Lega Salvini Puglia e dall'altro del Partito Democratico. Partiamo dal centrodestra e quindi dalla Lega. Sentiamo. Regionali 2020 presentati a Brindisi, i candidati della Lega Salvini Puglia per la provincia che concorreranno per l'elezione del presidente della giunta e rinnovo del consiglio nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Alla presenza dei vertici di partito non solo a livello locale, i cinque candidati Domenico Convertino, Adriana Balestra, Ercole Saponaro, Lucia Trinchera e Vittorio Zizza hanno avuto modo di presentarsi avviando di fatto la campagna elettorale. Nell'occasione sono stati anche presentati i candidati alla carica di sindaco per quanto riguarda il comune di Ceglie Messapica, Francesco Locorotondo, e per quello di San Vito dei Normanni, Pino De Carlo. Il ruolo di leader del centrodestra, perché ha già dimostrato di essere il primo partito del centrodestra alle scorse elezioni europee, tanto in provincia di Brindisi quanto nella regione Puglia. Intendiamo confermare quel ruolo, intendiamo dare il nostro apporto alla coalizione di centrodestra, portando un rinnovamento forte e deciso, ma soprattutto vogliamo mandare a casa Emiliano, perché riteniamo che l'amministrazione di sinistra ormai sia deficitaria e fallimentare e sia imposto un cambio di passo per una nuova regione Puglia. Persone radicate nella società civile che interpretano il messaggio e l'obiettivo della Lega, che è quello del cambiamento, che è quello della buona amministrazione, che è quello di cercare di risolvere le tante problematiche di una regione che secondo me è la regione più bella d'Italia, con delle potenziali in chiave economica, artistica, culinaria, storica, che non è seconda a nessuno. Ci sono tanti problemi da affrontare, quello dell'agricoltura e della xylella, quello della sanità, quello dei trasporti, quello delle infrastrutture, quello del turismo, e qui serve una classe politica che ha voglia di cambiare, di rinnovare, di uscire dagli schemi, e la Lega si candida in Puglia per provare a dare anche un futuro migliore e diverso ai tanti ragazzi pugliesi che in questo momento se ne stanno andando. E noi dobbiamo portare i talenti che sono usciti dalla Puglia in Puglia, perché questo territorio ha bisogno di risorse che in questo momento sono o rassegnate o lontane dalla Puglia. E ce la metteremo tutta. In questi anni abbiamo dimostrato di essere l'unico movimento che ha un'idea diversa e innovativa della Regione Puglia. Ci siamo confrontati con gli ordini, le associazioni, le categorie, i portatori sani di interessi su temi fondamentali come quelli dell'agricoltura, della sanità, dell'occupazione, della grande industria, del mondo del turismo, del problema legato alle attività dei balneatori, della sicurezza. Quindi credo che l'alternativa vera sia quella della Lega, che tra l'altro ha creato le condizioni affinché dopo 15 anni il centrodestra potesse correre unito e compatto
in questa campagna elettorale. Siamo la locomotiva della coalizione, siamo il primo partito della coalizione e chiaramente le urne ci daranno ragione e confermeranno che la Lega è la vera novità di questa campagna elettorale. E come anticipato, anche il Partito Democratico questa mattina ha presentato la sua lista spiegando i motivi della scelta per quanto riguarda i nomi, ma facendo il punto anche sul programma elettorale. Anche il Partito Democratico ha presentato i candidati al Consiglio regionale in terra di Brindisi. Intanto quali criteri voi avete scelto per individuare le persone che secondo voi sono quelle giuste? Ma anzitutto noi abbiamo voluto attenerci alle prescrizioni della legge, quindi abbiamo preteso da noi stessi, e devo dire che questo è avvenuto in tutte le province della Puglia, che le donne fossero presenti in lista in misura non inferiore al 40%, per cui abbiamo individuato due giovani e capaci amministratrici del nostro territorio, quali Maria Luce Rollo, che è assessore ai servizi sociali di Cellino San Marco, e Antonella Tateo, che è vice sindaco di Carovigno. E poi sugli uomini abbiamo naturalmente scelto convintamente di ricandidare il consigliere uscente Fabiano Amati, perché riconosciamo anche il valore del lavoro che egli ha svolto in questi anni. Abbiamo chiesto a Maurizio Bruno, già sindaco di una città importante di questa provincia, quale Francavilla, presidente della provincia, di candidarsi, e abbiamo aperto la lista anche ad esperienze esterne come quella di Carmelo Grassi, che è sempre stato un protagonista in questo territorio e insomma, anche a livello regionale nell'ambito della cultura, dimostrando grandi capacità e competenze che gli abbiamo messo di mettere a disposizione prima di questo territorio e anche del Partito Democratico. Ovviamente i temi della campagna elettorale saranno quelli classici, a parte la gestione dell'emergenza anche in Puglia per quanto riguarda il Covid-19, oppure altre come ad esempio la Xylella. Certo, lo sviluppo economico di questa provincia e della regione in generale è il nostro assillo, a maggior ragione dopo l'emergenza sanitaria ed economica che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo a causa della diffusione del coronavirus. Quindi questa sarà la stella polare che poi orienterà ogni nostra scelta, uno sviluppo economico capace di produrre nuovamente, continuare a produrre lavoro, ma garantire anche il diritto alla salute dei cittadini. Segretario, sarà una campagna elettorale molto breve ma altrettanto intensa? Sì, molto breve, in un periodo in cui solitamente non siamo abituati a svolgere le campagne elettorali, nella quale bisognerà anche inventarsi i momenti di aggregazione, perché quelli classici non saranno consentiti, come è giusto che sia. Per cui noi comunque lavoreremo per raggiungere quante più persone possibile, far conoscere a queste persone le idee che ha il Partito Democratico sulla soluzione di tanti problemi che ha questa regione, continuando un lavoro che però il centrosinistra ha avviato in questa regione già 15 anni fa e che noi difendiamo. Trasporto scolastico, in arrivo un aiuto da parte del Comune di Brindisi alle famiglie che risiedono nelle zone rurali. Il contributo al massimo 100 euro sarà stabilito in base al reddito. Per il prossimo anno scolastico l'amministrazione comunale di Brindisi ha riorganizzato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle zone rurali per sopravvenute modifiche ed esigenze funzionali e di indisponibilità finanziaria. A seguito di approfondimenti in merito alla disponibilità finanziaria del bilancio del comune, avendo preso atto della capacità finanziaria delle casse comunali, scrivono dall'amministrazione, per quest'anno scolastico si è dovuto eliminare il servizio di trasporto alunni dalle zone rurali verso i plessi scolastici, lasciando invariato il servizio di trasporto alunni disabili nel comune di Brindisi con le stesse modalità e procedure sinora applicate. Per consentire agli alunni residenti nelle zone rurali della città di partecipare all'attività scolastica, superando le difficoltà relative alla distanza fra la sede scolastica e l'abitazione ed altre condizioni di disagio, e per sostenere le famiglie residenti nelle zone rurali che affrontano spese per il trasporto dei propri bambini verso la scuola dell'obbligo e assicurazione
assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito, l'amministrazione comunale concederà un contributo economico nella misura massima di 100 euro mensili per ciascuno, per ogni mese di frequenza scolastica della durata complessiva dell'anno di 9 mesi. Si terrà conto prioritariamente delle condizioni economiche delle famiglie e degli alunni. Questo contributo sarà graduato proporzionalmente al reddito complessivo familiare dichiarato dai nuclei interessati. Il servizio, concludono dal Comune, così come strutturato precedentemente, aveva il costo di poco superiore ad 1 milione di euro all'anno per circa 80 studenti, quindi quasi 13.000 euro ciascuno. Ora invece, con questo contributo, concludono dal Comune, costerà circa 100.000 euro all'anno. La linea va ora alla regia, tra poco per la seconda parte del telegiornale. Sono iniziate le opere di bonifica del seminterrato della Biblioteca e Pinacoteca Salvatore Cavallo di San Michele Salentino ed è il frutto della collaborazione fra l'amministrazione comunale e i percettori di reddito di cittadinanza. Sono iniziate le opere di bonifica del seminterrato della Biblioteca Pinacoteca Salvatore Cavallo di San Michele Salentino e grazie anche alla collaborazione fra l'amministrazione comunale e i percettori del reddito di cittadinanza. Al telefono abbiamo l'assessore alla cultura, Rosalia Fumarola. Assessore, da qualche giorno sono iniziati questi lavori e quindi un doppio aspetto positivo. Intanto il recupero di alcuni spazi di questo contenitore culturale, dall'altro la possibilità di impiegare i percettori di reddito di cittadinanza. Questo, grazie appunto al loro intervento, la prima cosa da fare che stiamo facendo è recuperare il sottointerrato, che sono ambienti che, diciamo così, per un po' di tempo sono stati utilizzati come deposito e quindi c'è un bel po' da... appunto. Ragione per cui non tutti i documenti saranno recuperabili. Non tutti sono recuperabili perché insomma delle condizioni anche climatiche, però questi ambienti vanno poi recuperati, chissà, è anche uno spazio utilizzato per altri scopi. Quindi questa è una cosa molto importante perché questo plesso è fatto di 4 piani, interessato in questi ultimi periodi da un progetto regionale che è la Community Library. Quindi ha già avuto, insomma, diciamo così, degli incentivi di miglioramento. Invece quanti percettori di reddito di cittadinanza sono stati impiegati e soprattutto che tipo di approccio hanno nei confronti di questa esperienza? Ah, loro sono veramente entusiasti perché appunto dare un contributo a questo polo culturale, loro lo conoscono benissimo perché abbiamo la Pinacoteca dove all'interno ci sono opere del Novecento, artisti locali come Cavallo, Carlucci, Gentieri sono artisti che insomma hanno fatto un po' la storia del paese, quindi per loro dare una mano, un contributo alla comunità e quindi rendersi anche utili, insomma, di rendere anche partecipi. E poi credo che sia anche la finalità di quello che è il reddito di cittadinanza, no? Quindi l'inclusione sociale. Io trovo sia davvero utile questo loro impiego. Un delfino senza vita è stato recuperato questa mattina dalla squadra soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco di Brindisi nei pressi dell'isola di Sant'Andrea. La segnalazione è stata fatta da alcune imbarcazioni sul posto, ma il delfino, purtroppo già morto, è stato condotto fino a Cala Mater Domini in attesa dell'arrivo delle autorità competenti per lo smaltimento. Sulle cause della morte vanno fatti evidentemente degli accertamenti, anche se pare che l'animale avesse in bocca una rete. Ed ora invece per quanto riguarda lo sport, è una giornata importante per il Brindisi sul fronte del calciomercato. Sempre in Serie D invece, a parte la Fidelis Andria, sembra quasi tutto fermo, ma noi ci colleghiamo subito al telefono con Fabrizio Caglianiello. Buongiorno Fabrizio. Sì, ben ritrovata Anna, un saluto ai nostri telespettatori. Dicevi bene, giornata importante, importantissima per un Brindisi che è letteralmente scatenato sul mercato. Come sapete sono 8, anzi 9, i colpi già messi a segno dalla società biancazzurra, tra questi spicca
quello relativo all'attaccante Fabio Giano, ma anche Bottari, il centrocampista argentino del Gravina. Però quella che dicevi tu è una giornata molto importante, perché il Brindisi sta provando a chiudere definitivamente due accordi. Il primo con Federico Cerone, il centrocampista ex Savoia, sul quale in queste ore si è scatenata un'autentica asta in Serie D. Sappiamo dell'offerta del Foggia, sappiamo della proposta del Taranto, della Fidelissandria, tanto per restare nella nostra regione, ma anche il tentativo del Savoia di riportarlo in Campania. Cerone è stato l'oggetto del desiderio per diversi giorni di diversi club di Serie D, anche qualcuno di Serie C. Aveva chiuso, lo ricorderete, la scorsa settimana un accordo clamoroso sul piano economico con l'Avezzano, che poi di fatto ha strappato perché ha deciso di voler andare in qualche piazza un po' più importante dal punto di vista proprio del calore del pubblico. Il Brindisi ha presentato un'offerta importante, si tratterebbe di un possibile accordo su base biennale. Oggi c'è l'incontro decisivo con il procuratore, entro stasera potrebbe arrivare la fumata bianca. Sempre oggi il Brindisi proverà a chiudere l'accordo anche con l'attaccante Loris Palazzo, lo scorso anno alla Fidelissandria, autore di 11 gol, prima ancora protagonista della promozione del Monza. Anche qui c'è già l'accordo economico col calciatore e con il procuratore. In queste ore pare si stia allo scambio dei documenti, come si suol dire, per concludere la trattativa. Tra oggi e domani il Brindisi rinnoverà il contratto anche a Giorgio Pizzolato, che potrebbe essere il nuovo capitano del Brindisi. Ormai sarebbe questa la quarta stagione con la maglia del Brindisi per il portiere ex Sansevero. Pizzolato ha l'accordo con la società, è arrivato questa mattina a Brindisi, tra stasera e domani firmerà il rinnovo, e con Pizzolato l'altro portiere potrebbe essere il giovane russo, classe 2000, lo scorso anno al Grumentum, 2 anni fa al Francavilla Insigni. Anche qui è tutto fatto, si è allo scambio dei documenti. Insomma, un mercato molto vivace che comunque, sia chiaro, non si concluderà qui per il Brindisi, che nei prossimi giorni chiuderà due difensori centrali di grande esperienza. Uno dei due dovrebbe essere Pietro Sicignano, col quale c'è un accordo già da diversi giorni, e per quanto riguarda l'altro, così come per quanto riguarda un altro attaccante ancora, non ci sarà fretta di chiudere, perché si guarderà anche al mercato di Serie C, perché come abbiamo detto tante volte, con le restrizioni delle rose professionistiche quest'anno si ritroveranno praticamente a spasso ben 270 giocatori che saranno costretti a scendere in D. Novità o indiscrezioni da altre società, Fabrizio? Ma fondamentalmente si sta muovendo poco, davvero molto molto poco in Serie D. Ci aspettiamo da oggi e domani qualcosa sicuramente sulla fronte casarano. Sappiamo che il Casarano sta cercando un centrocampista di grande qualità, anche qui adesso sta guardando in Serie C, dopo aver perso Longhi, che si è accasato all'Avello e col quale c'è già un accordo di massima, mentre la squadra più attiva in generale, che ha quasi completamente completato la rosa, è la Fidelissandria, che di fatto ha già iniziato il ritiro. Per il resto davvero tutto completamente fermo. Grazie Fabrizio, buon lavoro. E prima di concludere, è pubblicato l'avviso per la gestione della piscina di Sant'Elia sul sito del Comune di Brindisi, www.comune.brindisi.it. È stato pubblicato l'avviso per le manifestazioni di interesse relative alla gestione della piscina di Sant'Elia per un anno attraverso la procedura negoziale. L'immobile in vendita ed oggetto di alienazione con apposito bando pubblico, in caso di mancata vendita potrà essere gestito da società sportive che ne faranno richiesta attraverso questa procedura. L'aggiudicazione è comunque subordinata alla mancata alienazione. L'intento dell'amministrazione comunale è quello di proseguire senza interruzione l'attività sportiva della piscina qualora la vendita non si realizzasse. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ha curato la parte tecnica Dario Spagnolo. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci e buon proseguimento di serata.